a tutti e benvenuti nella mia cucina. Oggi voglio mostrarvi come preparare le scorzette d'arance candite. Ci serviranno 3 arance. Come prima cosa andiamo a sbucciare l'arancia, quindi togliamo il culetto. Tagliamo in questo modo. Così, vedete? Facciamo la stessa cosa anche con le altre due. Ovviamente io ne sto utilizzando tre, ma se voi ne volete fare di più, fate più arance. Dopo aver tolto la scorza d'arancia, li dobbiamo tagliare a strisce. La grandezza è questa qua, vedete? In questo modo. E facciamo così per tutte le scorze. Dopo averle tagliate tutte, li mettiamo all'interno di una ciotola e andiamo a mettere all'interno dell'acqua, acqua mi raccomando fresca e abbondante, in modo da farli coprire per bene e li lasciamo in ammollo per 15 minuti. Una cosa importante, se nelle vostre scorze d'arancia la polpa bianca è di più rispetto alla scorza quella di fuori, lo togliete un pochino. Nel mio caso la buccia è sottile, quindi non vado a togliere il bianco in eccesso. In questo modo, vedete? Quindi ci vediamo tra 15 minuti. Trascorsi 15 minuti, buttiamo l'acqua, prendiamo le scorzette e le inseriamo all'interno di un pentolino. Dopo aver trasferito le scorzette all'interno del pendolino, andiamo ad inserire dell'acqua. Le scorzette dovranno galleggiare. Accendiamo la fiamma e facciamo bollire per 15 minuti. Le bucce si dovranno cuocere e per capire se sono cotte, prendiamo una forchetta e andiamo ad infilzare la buccia. Sono trascorsi 20 minuti. Ho fatto la prova con la forchetta, sono cotte. Adesso spengo e vado a buttare questa acqua. Dopo aver tolto l'acqua, andiamo a pesare le nostre scorze e dobbiamo andare a mettere lo stesso peso in zucchero. Il peso è di 313 grammi, vado a mettere 313 grammi di zucchero. Dopo aver inserito scorze e zucchero, andiamo ad aggiungere anche 313 g di acqua. Accendiamo la fiamma e facciamo candire le nostre scorzette finché lo sciroppo non si addensa. Lo sciroppo, come potete ben vedere, si è addensato, vedete? Adesso trasferisco le scorzette all'interno di un vassoio con della carta da forno. Mi sono aiutata con una pinza per metterli più larghi. Adesso li lascio raffreddare, dopodiché li vado a riporre all'interno di un barattolo con chiusura ermetica oppure un barattolo normale. Bene, si sono raffreddate, posso trasferire le scorzette d'arancia candita all'interno del barattolo di vetro. E le mie scorzette d'arancia candita sono pronte. Adesso tocca a voi replicare la mia ricetta e fatemi sapere sotto nei commenti cosa ne pensate. Le scorzette d'arancia candita si conservano chiuse all'interno del frigorifero.